Conti del Regnocco, la Bianchina e le uova pasquali. Nonna Lucia amava allevare le galline. Le sue avevano tutte le piume di colore bruno-rossastro, ad eccezione di una, che si distingueva dalle altre per essere bianca come la neve, tanto che anche le uova che deponeva avevano il guscio chiarissimo. Si diceva che fosse di razza livornese, una specie quasi scomparsa. La nonna aveva preso in simpatia questa gallina e la chiamava così: Bianchina, pio pio, Bianchina, pio pio. Allora la gallinella, svolazzando, si avvicinava veloce per beccare il frumento e il grano. Cresceva bella e sana, facendo moltissime uova che all'aspetto, tanto erano bianche, sembravano quasi artificiali. Le uova della Bianchina erano ambiti dai bambini, soprattutto nel periodo pasquale, quando le coloravano facendole bollire insieme ad erbe e fiori raccolti nei prati e nei boschi. Le foglie d'edera, di castagno, le pelli delle cipolle, le erbe verdi e i fiori di vari colori erano tra i coloranti più utilizzati. I bambini facevano a gara per guadagnare più uova bianche dalla nonna Lucia, colorarle e poi consumarle durante le scampagnate di primavera. A volte si inventavano perfino divertenti giochi di destrezza e abilità, mettendo in palio proprio le candide uova. Nel periodo pasquale, la Bianchina era proprio la gallina più ricercata.